Volevo cominciare da questa questione di cui parlavamo prima dell'Agenzia Europea del Farmaco, perché insomma ci hanno un po' fatti furbi con noi, nel senso che l'agenzia che doveva, era a Londra, è stata spostata perché con la Brexit non può più stare a Londra, era in ballottaggio come sede Amsterdam e Milano, Milano ha perso al sorteggio e la sede è andata invece ad Amsterdam e ora si scopre che Amsterdam non è in grado di ospitare, lo stabile dove l'hanno messo non è adeguato. Sottosegretario, secondo lei si riapre davvero la possibilità per Milano di ospitare questa agenzia? Innanzitutto voglio ricordare che Milano ha sempre vinto ai voti, è solo la monetina, il sorteggio che si è fermato e si basava su una fiducia reciproca, anche una verifica che la Commissione europea doveva fare sul fatto che tutte le condizioni, tutti i criteri di ogni candidatura fossero pienamente rispettati. Noi abbiamo seguito molto la vicenda nelle ultime settimane e oggi il direttore dell'Agenzia del Farmaco, Guido Rasi, agenzia che ancora ha sede a Milano ma che ha fatto una visita ufficiale a Amsterdam, dice che Amsterdam non è pronta, che anche la sede provvisoria ha la metà degli spazi, quindi a questo punto noi stiamo valutando tutte le iniziative. E che cosa concretamente cosa si potrebbe fare visto che è stata presa una decisione? Beh, guardi, le opzioni sono varie e l'una non esclude l'altra, noi stiamo valutando le varie iniziative, ivi incluso anche la possibilità di ricorso, e domani il governo prenderà la decisione ufficiale, il Presidente del Consiglio in questo momento sta valutando le diverse opzioni. Il Parlamento europeo ha la sua parte di decisione, perché adesso anche il Parlamento europeo deve decidere sulla modifica del regolamento sulle agenzie e quindi certamente una presa di posizione forte, critica, politica da parte del Parlamento europeo certamente aiuterebbe. C'è anche un'interrogazione di due parlamentari italiane, Patrizia Toia del Partito Democratico e Elisabetta Gardini di Forza Italia, che a mio modo di vedere solleva tutte le questioni giuste e noi assolutamente vogliamo andare avanti e avere un chiarimento se non sono le condizioni. Arrivare se possibile fino anche a annullare la decisione. Non siamo ancora in questa fase, però certamente faremo vogliamo fare valere tutti i nostri diritti, anche perché voglio dire sia io che Fontana frequentiamo l'Europa da tanto tempo e non è che i pregiudizi in Europa siano spariti del tutto nonostante l'Unione Europea. Fontana, lei pensi se l'Italia avesse fatto una cosa del genere, cosa avrebbero detto nei paesi? Quindi noi faremo valere i nostri diritti e le nostre prerogative. Così, ecco, su questo, il rischio di questa guerra commerciale, o meglio questa difesa attraverso i dazi rispetto al dumping, può provocare una guerra commerciale che poi le cui conseguenze potrebbero essere gravi? Guardi, io la storia ci dice che le guerre commerciali sfociano poi in tensioni ancora più forti e io credo che per un paese come l'Italia promuovere una politica dei dazi sia come spararsi in un piede, perché l'Italia è un paese esportatore, buona parte dell'uscita dalla crisi è dovuta grazie alla grande forza delle piccole e medie imprese e al fatto che possono esportare sia nel mercato europeo, che ormai è un mercato interno, che nel mercato internazionale. È chiaro che ci sono due aspetti da questo punto di vista che giustificano la nostra scelta di rafforzare l'Unione Europea e anche la nostra proposta agli elettori il 4 marzo di rafforzare l'Unione Europea. Di fronte a un colosso come gli Stati Uniti, se gli Stati Uniti minacciano dei dazi è solo l'Unione Europea come tale che può e deve rispondere, non sono i singoli stati e quindi certamente dobbiamo rafforzare l'Unione Europea. E la stessa cosa per quanto riguarda la nuova aristocrazia capitalistica globale, che sono soprattutto le multinazionali nel settore digitale, non solo nel settore digitale, ma soprattutto Google, Apple. Abbiamo visto che solo una Unione Europea che dimostri il coraggio, che abbia il coraggio di utilizzare i propri strumenti, può fare pagare le tasse a Apple, perché se io pago le tasse, se Fontana paga le tasse, se il piccolo imprenditore veneto o romagnolo paga le tasse, non si capisce perché nell'Unione Europea Apple, Google, Facebook debbono pagare, non le paghino, non dove fanno i profitti o le paghino in paradisi fiscali. Quindi anche da questo punto di vista però la soluzione non è tornare ai confini nazionali e alle politiche nazionali. La soluzione è usare di più e meglio quel grande luogo di controllo e di governo che noi abbiamo a disposizione, che è l'Unione Europea. Oggi sono state approvate le linee guida sulla Brexit, sulla trattativa sulla Brexit, che sono linee guida abbastanza dure, perché sostanzialmente hanno detto a Londra: voi avete 2 anni di transizione nei quali dovrete rispettare le norme europee, pur se non avrete nessun modo di mettere becco in queste norme perché non siete più in Europa, quindi insomma una posizione negoziale abbastanza dura. E questa sera è uscita una notizia secondo la quale nei cassetti del governo britannico ci sarebbe un rapporto riservato che in tutti gli scenari possibili analizza le conseguenze della Brexit, che sarebbero conseguenze molto pesanti, ci sarebbe un calo del prodotto interno lordo dei prossimi anni britannico dal meno 2% nella migliore delle ipotesi a meno 15%. Allora io vi volevo chiedere, da osservatori che lavorano in Europa, ma
È possibile, è reversibile questa decisione secondo voi della Brexit, ed è quello che l'Europa sta, vorrei chiedere a lei, l'Europa sta cercando con questa posizione negoziale di forzare la Gran Bretagna a rivedere questa posizione? Ma quello che abbiamo deciso oggi, perché io ho avuto l'onore di rappresentare l'Italia e sono appena tornato da Bruxelles, proprio da quel consiglio in cui abbiamo preso queste decisioni nei confronti della Brexit, è di chiarire il percorso. I britannici in maniera democratica, legittima, hanno deciso di uscire dall'Unione Europea. Secondo me una decisione che va contro i loro interessi, di cui si sono già pentiti e su cui non erano affatto preparati, perché la confusione regna sovrana a Londra, però hanno deciso di uscire. Nel momento in cui si decide di uscire, è chiaro che si esce dai processi decisionali. E cosa abbiamo detto oggi? Abbiamo detto nel 2019 il Regno Unito uscirà, per evitare, nell'interesse reciproco, nell'interesse delle nostre imprese che esportano nel Regno Unito, dei nostri connazionali che risiedono nel Regno Unito, per evitare un passaggio troppo brusco dallo Stato del Regno Unito come membro dell'Unione Europea allo Stato del Regno Unito fuori, un periodo di transizione di 2 anni. Però è chiaro che in quel periodo di transizione di 2 anni i britannici stanno nell'Unione Europea, ma non decidono le politiche dell'Unione Europea. E questo è chiaro. Questo è poi, se i britannici decidessero in maniera democratica, legittima, di ritornare su questa decisione, certamente noi saremmo sempre pronti, ovviamente, ad accogliere il Regno Unito, e non è escluso, perché è evidente che sempre di più, oggi la Brexit non è accaduta. Non c'è ancora. Ma è evidente che il Regno Unito ci rimetterà moltissimo, e quindi non è escluso che un giorno decidano di ritornare su questa decisione.